pare che questo governo dopo 6 mesi ci abbia dato alcune certezze. La prima è che è culturalmente ostile ai diritti sociali, la seconda è che non ha una visione delle idee per sostenere la competitività e il ceto medio del paese, dunque appunto chi lavora. Per ora si parla di idee, l'idea del ministro Giorgetti di detassare le famiglie con figli, ma di idee mi fa un po' come dire, sorridere perché sono ministri che dovrebbero proporre norme su cui discutere. Quindi come dire, vediamo nessun pregiudizio, anche se questi primi 6 mesi da questo punto di vista sono stati molto negativi proprio per il vuoto che hanno dimostrato. Hanno convocato il Consiglio dei Ministri proprio come data simbolica il 1º maggio. Nel pacchetto ci dovrebbe essere il taglio del cuneo fiscale, una stretta al reddito di cittadinanza e un miglioramento del decreto dignità. Sì, io dico intanto vediamo, perché per ora dicono che convocheranno un Consiglio dei Ministri. Dopodiché ribadisco, oggi tagliare il reddito di cittadinanza, tagliare senza proporre in modo alternativo come sostenere chi non ce la fa è una modalità culturalmente ostile ai diritti sociali. E poi quello che io non ho ancora capito, ma come dire, forse lo capiremo dai prossimi provvedimenti del governo, è come pensano di tenere insieme la protezione e la competitività. Io non ho l'illusione che una cosa possa esserci senza l'altra, però bisogna avere idee e proposte concrete per farle viaggiare insieme. Vedremo che cosa ci proporranno da discutere in Parlamento. Per ora sono tante parole.